Io do il benvenuto, il bentornato anzi, a professor Domenico Schiavino, bentornato davvero. Grazie, professore. Grazie, è sempre un piacere tornare da voi. Grazie, grazie davvero. Allora, un altro argomento molto importante, abbiamo parlato di allergie nei mesi passati, allergie ai pollini, allergie alimentari, ma oggi in particolare ci vogliamo soffermare sui farmaci. Perché? Perché forse è, come dire, questo mondo, questo anche il nostro stile di vita che va cambiato. Noi siamo abituati ad avere nella nostra borsetta tantissimi farmaci, tantissimi medicinali, e questo ci porta probabilmente ad avere qualche volta qualche reazione avversa. Allora, professore, sono tantissimi. Abbiamo lasciato l'altro argomento con lo stress, lo riapriamo con lo stress. La vita di oggi è una vita fatta di corsa, e quindi si capisce perché siamo abituati a esagerare nell'assunzione dei farmaci e a esercitare quello che io chiamo l'edonismo farmacologico. Cioè, se non ci possiamo fermare e abbiamo 37,5 di temperatura, dobbiamo prenderci l'antinfiammatorio, il paracetamolo, se abbiamo un po' di tosse, subito l'antibiotico. Tutto sbagliato, perché naturalmente molte volte questi sono fenomeni di tipo irritativo. L'antibiotico per esempio funziona solo se c'è un'infezione batterica. Anche nel corso dell'influenza, nei primi giorni, non va preso l'antibiotico, perché i virus non sono sensibili agli antibiotici. Però se la sintomatologia dura 3-4 giorni e compaiono delle secrezioni purulente dal naso, dal polmone, e allora c'è l'indicazione. Insomma, dovremmo essere molto più riflessivi, ma c'è lo stress, dobbiamo andare al lavoro, dobbiamo vedere gli amici, e quindi ci gonfiamo di farmaci. Ci gonfiamo di farmaci, infatti aprire, come dire, la borsa di una donna e trovare all'interno davvero tantissimi farmaci che ci possono aiutare nel corso della giornata, e come dire, dentro abbiamo una pezza d'appoggio. Ecco. E voi avete anche il problema dei dolori mestruali, quindi insomma, noi donne siamo un po' più complicate. Però innanzitutto, professore, facciamo una distinzione tra reazione avversa, dunque allergia, e effetti collaterali, perché aprendo il bugiardino di tutte le medicine, ovviamente all'interno ci sono tutte le indicazioni, tutto. No? Di tutto, per cui un farmaco la può differenza dare fondamentale è tra le reazioni che noi possiamo aspettarci, che già conosciamo, e le reazioni inaspettate, e che sono quelle cosiddette da ipersensibilità. Quelle che ci possiamo aspettare sono legate al farmaco. Cioè, noi sappiamo che per esempio l'insulina nei diabetici può dare una crisi ipoglicemica, quindi se un paziente fa l'insulina e gli viene malessere, sudorazione, tende a svenire, probabilmente ha la glicemia bassa, perché quella dose di insulina era un po' troppo alta. Quindi la crisi ipoglicemica è una reazione che noi ci aspettiamo in chi fa la terapia insulinica. Se si prende l'aspirina o un altro farmaco antinfiammatorio a stomaco vuoto, senza mettere, e magari se prende un dosaggio più alto del normale, noi ci dobbiamo aspettare che ci venga il mal di stomaco, perché il mal di stomaco è uno, mentre il farmaco viene assorbito, può creare questi disturbi. In un paziente con insufficienza renale, e noi dobbiamo stare molto attenti a dargli farmaci, perché nell'insufficienza renale la permanenza del farmaco in circolo è più elevata, dura di più, perché viene eliminato di meno, quindi il dosaggio deve essere adattato. Un paziente che ha la cirrosi epatica, il metabolismo del farmaco è ridotto, quindi anche in questo caso bisogna stare molto attenti. Questi sono gli effetti che noi ci aspettiamo in tutti i farmaci che noi assumiamo. Ma quali sono i farmaci che più frequentemente danno delle reazioni avverse, professore? I farmaci che danno delle reazioni avverse li abbiamo nominati per quel che, diciamo, le reazioni aspetta. Diverso invece il problema delle reazioni da ipersensibilità. Poi ci sono delle reazioni in cui noi non ci aspettiamo un effetto, è un fatto molto individuale. Per esempio, prendendo un antibiotico e avere l'orticaria è una cosa che non ci si aspetta, perché normalmente l'antibiotico non dà l'orticaria, però c'è la predisposizione individuale per cui certi antibiotici in certi soggetti fanno l'orticaria o sintomi maggiori. Allora, in questo caso la sua domanda è: nelle reazioni da ipersensibilità, quali sono i farmaci che più frequentemente danno questi disturbi? Sono gli antibiotici. Vedete qui in questo cartello l'amoxicillina, che è un derivato della penicillina, è sicuramente il maggior responsabile di reazioni avverse da ipersensibilità in senso assoluto, seguito poi dai farmaci antinfiammatori. L'aspirina, il diclofenac, l'ibuprofen, il ketoprofen sono molto frequentemente coinvolti in queste reazioni inaspettate individuali da ipersensibilità. La penicillina fa parte della famiglia dell'amoxicillina.
è scesa nella graduatoria perché si usa di meno, ma adesso si usano molto di più le penicilline semisintetiche. E poi un altro aspetto particolare sono le politerapie, cioè quei pazienti che sono costretti, gli anziani per esempio, che prendono tanti farmaci, prendono 7, 8, 10 compresse al giorno, ed è provato che quanti più farmaci si prendono, tanto più frequenti sono gli effetti collaterali. Io volevo sottolineare una cosa, professore, perché appunto tra i farmaci imputati di dare appunto delle reazioni avverse sono gli antibiotici, e questo bisogna dirlo a casa, soprattutto in questo periodo in cui magari ci sono tanti italiani a letto con la febbre, la prima cosa che fanno è si prendono un antibiotico. Mi raccomando, non prendetelo, noi da sempre lo stiamo dicendo proprio per evitare tutto questo, proprio queste reazioni avverse. Io proprio. Devo dire una cosa, all'inizio del secolo scorso la gente moriva per infezione perché non avevamo gli antibiotici. Nel 2050 ci sarà la crisi della resistenza agli antibiotici, cioè ricominceremo a morire nuovamente perché i batteri hanno sviluppato delle difese certo. contro gli antibiotici, per cui è sempre più difficile proporre e introdurre antibiotici che non abbiano una resistenza batterica. Se noi continuiamo a prenderci l'antibiotico per ogni volta che ci abbiamo il raffreddore, ci abbiamo due colpi di tosse, quando avremo la polmonite avremo bisogno di 4 antibiotici e molte volte non basterà e si morirà di nuovo. Quindi questo è un vero problema di sanità pubblica, bisogna che il medico di base, il certo. paziente stesso, si renda conto eviti. Di questo. Certo, allora parliamo dei sintomi adesso, professore, i sintomi dell'allergia ad un farmaco, abbiamo fatto la distinzione tra effetti collaterali e reazioni avverse, adesso parliamo dei sintomi che variano ovviamente, dipende dalla gravità cioè, dell'allergia. I sintomi più comuni sono quelli a livello della cute, si considera che almeno il 70% dei pazienti quando ha una reazione avversa da ipersensibilità ad un farmaco sviluppa prurito, orticaria, gonfiore degli occhi, delle labbra, eccetera. A fianco a questo spesso ci sono dei sintomi di tipo respiratorio, nelle reazioni più gravi interviene l'edema della glottide, interviene il broncospasmo. Quando già due organi sono coinvolti, due organi diversi, per esempio la cute, per esempio il polmone, quel paziente sta già facendo l'anafilassi, cioè non lo shock anafilattico, perché lo shock anafilattico è la parte finale di questo iter sintomatologico, ma quando sono coinvolti due organi diversi, due apparati diversi, già il paziente è un paziente severo, serio, da trattare con il massimo dell'attenzione. Altri sintomi sono a carico dell'apparato gastroenterico, cioè dolori addominali, diarrea. Nelle donne le contrazioni uterine. Bisogna stare molto attenti in gravidanza perché una contrazione uterina nei primi mesi di gravidanza può significare l'aborto. Nella fase dell'anafilassi le donne spesso hanno delle perdite vaginali legate alla contrazione uterina, come se avessero un'improvvisa mestruazione, invece è segnale di una severa liberazione di istamina che è il mediatore chimico alla base di queste reazioni avverse e che nelle donne può provocare anche questo sintomo. Allora, facciamo un distinguo tra l'allergia in forma lieve, moderata e grave e parliamo anche delle cure che devono essere intraprese, professore. Abbiamo detto la maggior parte dei sintomi a livello della cute, se il paziente ha soltanto prurito o orticaria deve prendere un antistaminico magari per bocca. Io dico sempre però che non dobbiamo automedicarci, non sì. voglio avere la responsabilità di far passare una crisi d'orticaria all'anafilassi perché il paziente se prende il primo antistaminico e non gli fa niente, se prende il cortisone per bocca e non gli fa niente e poi alla fine gli viene una reazione più severa. Per cui il mio consiglio è quello di dire prendiamo un antistaminico, prendiamo un cortisonico per bocca leggero, ma avvisiamo il medico subito, curante, immediatamente, andiamo in certo. osservazione medica, tanto al pronto soccorso si sa che si aspetta delle ore. Meglio aspettare al pronto soccorso. Purtroppo, è meglio aspettare il pronto soccorso che se interviene una sintomatologia più severa, almeno c'è l'infermiera. Però il primo pronto soccorso potrebbe essere un antistaminico. Un antistaminico orale no? e un cortisonico orale. E poi vedete, se è una cosa di poco conto, insomma, non esageriamo. Però io il medico curante una telefonatina gliela farei. E certo, proprio per capire esattamente. Allora, però come facciamo a capire quando la reazione che abbiamo avuto ad un farmaco è realmente allergia? Io so che c'è una sorta di diario, no? Il paziente deve tenere un diario. Il paziente tiene il diario dopo che è avvenuta la prima reazione. Cioè, questo che la regia ci sta facendo vedere è il diario del paziente con allergia, con reazioni da farmaci. Ma questo glielo diamo noi al paziente dopo che ha avuto, è avvenuta certo, in visita. La prima, certo. Quindi già avrà avuto 1, 2, 3 reazioni da farmaci. L'ideale è comunque che il paziente ci dia il massimo delle informazioni.
quando succede un evento di questo tipo, il paziente si deve scrivere il nome e i sintomi, perché in base a quello che il paziente ci racconta noi sviluppiamo l'iter diagnostico. Considerate che la memoria non è infinita, cioè noi oggi ci ricordiamo la reazione avvenuta una settimana fa, ma fra un anno e mezzo non ci ricordiamo più né il nome del farmaco, né il tipo di disturbo, né i farmaci che abbiamo preso per curare questo disturbo. Per cui sarebbe il caso che quando succede un problema legato all'assunzione dei farmaci, che ci si scrive nome, cognome del farmaco, il disturbo ottenuto e i farmaci usati per... Dopodiché si parte con l'iter diagnostico. Ecco, la diagnosi, infatti, sì. Professore, come si effettua la diagnosi? Allora, la diagnosi si effettua come al solito con la triade funzionale della diagnostica allergologica. C'è anche una novità in questo senso, poi ci spiegherà esattamente di cosa si tratta. Ancora in via sperimentale, però insomma ci state studiando. Mi aspettavo risultati ancora più brillanti, però insomma speriamo. È un ulteriore aiuto. I test cutanei, rimangono alla base della diagnostica allergologica, gli esami del sangue per ricercare gli antigeni. I test cutanei hanno un problema: i test cutanei nell'allergia ai farmaci non sono esenti da rischio, cioè non è come fare i test cutanei nell'allergia respiratoria. Nell'eseguire un test cutaneo con la penicillina, se il paziente è allergico, noi possiamo provocare una reazione sistemica. Per cui questo studio dell'allergia ai farmaci bisogna farlo in ambienti protetti, cioè in centri che abbiano esperienza e che abbiano la possibilità di soccorrere il paziente con l'aiuto anche del rianimatore se fosse necessario. A parte questo, poi bisogna che ci siano questi test cutanei affiancati dagli esami del sangue. C'è un grosso problema tecnico. Mentre per l'allergia respiratoria noi abbiamo 500 allergeni a disposizione, perché questi si legano bene al substrato dell'esame, cioè tecnicamente, i farmaci sono piccoli, sono degli apteni, sono delle molecole che hanno bisogno di un supporto proteico per essere immunogene, cioè per evocare l'allergia. E molti di questi non si possono fare, per cui noi abbiamo una dozzina di allergeni che si possono studiare nel sangue. E tutto ciò che viene fatto, e purtroppo oggi si fa di tutto, soprattutto nei laboratori privati, certo negli ospedali certamente no, non ha nessun valore, perché noi già sappiamo a priori che quel test non può funzionare se facciamo il dosaggio delle IgE specifiche per l'aspirina o per il diclofenac, sono delle cose che non hanno né capo né coda. Per cui noi non abbiamo grande, abbiamo la storia clinica e i test cutanei. Questi esami appunto del sangue specifici che, da cui lei si aspettava magari qualche cosa poi stiamo lavorando con un nuovo esame che ci sta dando molte soddisfazioni nell'allergia alimentare, minori soddisfazioni nell'allergia ai farmaci, che è il tosaggio. È un esame fatto con un apparecchio molto particolare che è in citofluorimetria, quindi c'è bisogno di tutta una metodologia scientifica di alto livello, che si chiama test di attivazione dei basofili. In alcuni casi questo test di attivazione dei basofili, visto che non si può fare il dosaggio delle IgE specifiche, ci è di aiuto. L'ideale sarebbe non fare più i test cutanei per evitare quei rischi di reazioni avverse che noi ogni tanto abbiamo, però attualmente non abbiamo una sostituzione sicura. Allora professore, mi stanno avvertendo, ci sono tantissime chiamate, ne passiamo una, andiamo in provincia di Catania dove c'è la signora Lia. Buongiorno, benvenuta al mio medico, signora Lia. Buongiorno, grazie. Allora io volevo fare una... Sì, è in diretta, signora Lia, può fare la domanda. Ah, ok, allora volevo chiedere innanzitutto al medico questo. Io ho due figli, io per prima sono un soggetto allergico ad alcuni farmaci. I ragazzi sono ancora giovani, nel corso degli anni hanno avuto qualche reazione allergica anche piuttosto grave. Abbiamo fatto loro i test allergici, quelli di cui parlava adesso con l'inizio, insomma, con la goccina sul braccio. Però nonostante il maggiore avesse avuto, cioè non avesse avuto nessuna reazione, per esempio all'eritrocina, poi alla somministrazione successiva invece ha avuto una reazione allergica, soprattutto sanguinamento alle gengive, al naso, cioè un sanguinamento proprio che non finiva mai. Allora, diciamo che abbiamo optato verso l'omeopatia perché appunto del problema. Ora, volevo chiedere questo, ci sono dei centri che sono
specializzati per questo. Per quale motivo glielo chiedo? Perché mi hanno sempre spiegato che un farmaco alla prima somministrazione può non dare nessun disturbo, alla seconda la stessa cosa, alla terza volta invece si presenta. Allora, siccome abbiamo provato diversi farmaci, poi io ho sempre un po' paura che possa succedere qualcosa. Per esempio il minore ha avuto una fortissima reazione allergica al non vorrei dire il nome del farmaco, ma si chiama Ceftriaxone. Vabbè, ci può dire magari genere. Se è un antibiotico o qualche cosa. È un antibiotico, ha avuto una fortissima ustione in tutto il corpo. Allora, signora Lia, facciamo rispondere il professore. Che consiglio, se esistono questi? Allora, centri? Io non ho capito bene tutto perché non si è sentito bene tutto. Però se lei chiede se ci sono dei test preventivi per svelare un'allergia ai farmaci, esatto. No. Perché non ci sono, non è possibile studiare preventivamente, perché come diceva lei giustamente, se non c'è il contatto precedente del farmaco con il sistema immunitario, noi non sappiamo, non possiamo essere sensibilizzati al farmaco. Un altro problema è che più del 70% delle reazioni avverse ai farmaci non è di tipo immunologico, cioè l'esame allergologico viene negativo perché non si sviluppano gli anticorpi e non c'è un'attivazione del sistema immunitario. Quindi da questo punto di vista noi siamo carenti, non conosciamo con quale meccanismo sappiamo qualche cosa, per esempio i mezzi di contrasto iodati, per esempio alcuni anestetici generali inducono, danno lo stimolo a liberare i mediatori chimici che poi danno l'orticaria, l'allergia e anche l'anafilassi in maniera diretta sulle cellule, non mediata dalla formazione e dal coinvolgimento del sistema immunitario. Noi questa cosa non la possiamo studiare, non esiste nessun test. Per cui considerate questo, che meno del 30% delle reazioni ai farmaci, da ipersensibilità, sono svelabili con gli esami del sangue. Svelabili solo dopo che è successo il fatto, ma non prima. Non abbiamo nessuna azione preventiva. Quindi al momento l'unica prevenzione è prendere i farmaci solo quando sono strettamente opportuno, necessari. Esatto. Allora, parliamo a proposito della terapia. Allora, come si fa a curare? Qual è la terapia per curare l'allergia ai farmaci? Ma insomma, abbiamo già detto qualcosa di pronto soccorso. Abbiamo detto, secondo certo. la gravità, se i sintomi sono leggeri, gli antistaminici, i cortisonici orali, sono più importanti antistaminici, cortisonici per via parenterale, a punture o endovena. Se poi c'è l'anafilassi, il primo trattamento da fare è l'adrenalina, che è il vero salvavita in tutte le forme acute di allergia. Un'altra cosa che noi dobbiamo fare è che una volta identificato il farmaco bisogna evitare di prendere il farmaco. Questo indipendentemente dal risultato dell'esame allergologico, perché come dicevamo, uno prende un antibiotico, fai l'esame allergologico e è negativo, però l'antibiotico ha dato una reazione importante, che facciamo? Glielo ridiamo lo per stesso? Carità. Non glielo diamo, certo. A meno che quell'antibiotico non sia strettamente indispensabile per salvare la vita del paziente. Ci sono alcune forme di endocardite batterica, alcune forme di sifilide che si guariscono solo con i derivati della penicillina o con la stessa vecchia penicillina. E se uno è allergico alla penicillina, che si fa? Non lo possiamo far morire, si desensibilizza. Desensibilizzazione significa la vaccinazione, professore? Si fa una somministrazione protetta partendo da dosaggi molto bassi, come nella desensibilizzazione dell'allergia alimentare o dell'allergia respiratoria. Ci abbiamo un problema però, nell'allergia alimentare noi possiamo fare il mantenimento 2-3 volte a settimana, nell'allergia ai farmaci non lo possiamo fare, nell'allergia agli antibiotici, una volta che abbiamo desensibilizzato il paziente alla penicillina, finito il ciclo di terapia, se smette la terapia con la penicillina, perché sapete che poi non serve più a niente. Allora, se il paziente ha una ricaduta dopo un anno e mezzo di quella endocardite batterica, bisogna desensibilizzare il paziente. La desensibilizzazione è una metodica complessa e non esente da rischi. Soltanto pochi centri in Italia lo fanno, che sono organizzati e competenti. La cosa più facile,
oggi ne abbiamo tanti, è quello di evitare il farmaco, a meno che non sia assolutamente necessario. Allora, per quanto riguarda le altre allergie esistono dei vaccini, per quanto riguarda le allergie ai farmaci, professore, c'è questa desensibilizzazione che abbiamo detto che va fatta solamente... È una desensibilizzazione estemporanea, fatta al momento per superare quel momento di necessità e di crisi della paziente. Noi recentemente in una paziente che aveva la fibrosi cistica polmonare, che ha un'allergia moltissima, la fibrosi cistica sono le infezioni ricorrenti dell'apparato respiratorio, purtroppo molti di questi pazienti diventano allergici ai farmaci per la frequenza con cui devono fare la terapia antibiotica. Bene, questa paziente aveva un germe molto aggressivo che era sensibile ad un solo antibiotico e lei era allergica a quell'antibiotico. Mamma mia. E se noi non facevamo, una donna giovane, quindi l'abbiamo desensibilizzata, certo, a quella cefalosporina, ma se non si faceva così si correva il rischio che lei avesse una sepsi. Ora, morire per una sepsi perché non ci sono gli antibiotici, poi guardate la vita che cosa ci pone: la malattia severa, la sensibilizzazione, certo, agli antibiotici, e l'allergia agli antibiotici e l'insensibilità per averli fatti gli antibiotici tante volte a tutti gli altri antibiotici tranne che uno a cui si è allergici. Insomma, no, devo dire, insomma, è dura, è una battaglia. Allora, parliamo di alimentazione. Allora, abbiamo parlato prima con la dottoressa anche di alimentazione per evitare il reflusso gastroesofageo. Per quanto riguarda l'allergia ai farmaci, l'alimentazione ci può dare una mano, professore, oppure no? In questo lo stile senso, di vita, anche lo stile di vita abbiamo detto. Guardate, l'alimentazione è importante nel senso che alcuni alimenti industriali sono addizionati, direi non a livello delle grandi industrie, ma forse a livello locale, sono addizionati di antibiotici. Cioè il coniglio di allevamento che sta qualche giorno in più al supermercato o nella macelleria o in un altro distributore alimentare, alcune volte gli stessi operatori gli fanno le iniezioni di antibiotici per evitare che si invecchi e muoiano le carni. E noi abbiamo avuto dei pazienti che hanno avuto l'anafilassi perché hanno mangiato il coniglio che aveva avuto l'iniezione di penicillina di cloramfenicolo, antibiotici a cui lei era allergica. Quindi lei quegli antibiotici ovviamente non li prendeva, però se li ha mangiati con il coniglio e ha avuto l'anafilassi. Insomma, l'alimentazione, come al solito, sì, come devo in tutte dire, anche le il cose, miele che è stato ritirato, anche il miele insomma è pieno di antibiotici, è stato ritirato dal commercio. Purtroppo certo filo, la cronaca ogni tanto ci regala insomma queste delizie, diciamo così. Insomma, dovremmo assolutamente evitarlo, perché se le cose si fanno per bene, il problema è che l'industria deve vendere per un anno e mezzo, per due anni. Cioè la distribuzione industriale degli alimenti deve garantire una certa persistenza della bontà dell'alimento per un tempo lungo. E quindi già per questo ci sono i conservanti e gli additivi alimentari che sono ufficialmente riconosciuti, certo, però quando il pescivendolo ti mette ogni volta che non vende il pesce che sta sul bancone e lo rimette in frigorifero e ci mette sopra il bisolfito per conservarlo meglio, lo può fare una volta, lo può fare due volte, ma dopo quattro giorni quel pesce è pieno di bisolfiti e i bisolfiti possono dare un sacco di problemi, compreso l'asma. Grazie davvero al professor Domenico Schiavino per questi consigli preziosissimi.